Finisce Bustese e Pergolettese 2-0 per la Pergolettese. Siamo con Paolo Curti. Allora Paolo, una buona dimostrazione di forza, insomma il Pergo ha avuto solo un quarto d'ora iniziale del secondo tempo in cui ha subito un attimo il busto, però poi tutto in controllo direi. Sì, sono d'accordo, la cosa che mi è piaciuta di più è stata infatti la gestione del vantaggio, che a differenza di altre volte è stato molto solido e ha veramente concesso poco agli avversari, che hanno provato all'uscita degli spogliatoi ad essere molto aggressivi, e credo che il risultato tutto sommato sia meritato, con altri due o tre gol sbagliati, insomma, che poteva essere anche più rotondo. Un risultato che è arrivato insomma nonostante i tanti titolari fuori, fra cui anche Contini. Sì, doveva essere, noi sapevamo di recuperare sei giocatori dopo questa gara, riuscire a fare i tre punti ci portava alla settimana in cui riposiamo, per cui per qualcuno ai 15 giorni, recuperandoli appunto, sapevamo che poi il potenziale della squadra era a disposizione completo, totale e più alto. Oggi insomma i ragazzi hanno veramente, con un giovane in più dentro come logo del resto, abbiamo fatto veramente una prova molto attenta, abbiamo concesso poco e contro una buona squadra. E questo è il dato migliore, insomma le altre partite in difesa aveva concesso qualcosa, oggi forse un tiro. Sì, abbiamo anche provato a cambiare una cosina in difetto palla e sembra funzionare di più, qualche corsa più controllata che c'è un dispendio di energia insomma minore, e poi invece nella fase propositiva siamo rimasti gli stessi e credo che prima del gol avevamo fatto comunque un'ottima azione sbagliandone uno da vicino. La fase propositiva in questa squadra può sempre creare qualcosa, è quella diciamo in difetto palla che andava aggiustata, va aggiustata ancora, non dobbiamo mai pensare di essere a posto, però l'ingresso di Matteo e il rientro di Poesio, il rientro di Pedrabissi, il rientro di Piras, insomma se dimentico forse qualcuno, Stroppino, insomma Leoni, sono, non li regali così, e adesso ce li avremo tutti a disposizione, andremo a dire la nostra fino in fondo.